La Costituzione non è che si cambia, la cambiamo così, dai, più o meno, no, alla meno peggio, sento molti esponenti, comunque del sì sono che sono più di vent'anni che si cerca di cambiare la Codice aggiornale. Questa riforma è fatta, non sarà perfetta la Costituzione, però non si può cambiare su questi presupposti e non si può cambiare se non c'è una larga maggioranza. La cosa che bisogna dire è che se passasse il sì, sarebbe poi intoccabile la Costituzione che viene approvata, per cui andrebbe a perdere la democrazia, perché di fatto una delle due Camere, il Senato, rimarrebbe in mano almeno per i prossimi 5 anni, rimarrebbe in mano alla sinistra, per cui se dall'altra parte vincesse i grillini, la Lega, qualunque altro schieramento politico, non potrebbe più mettere mani alla Costituzione, almeno per i prossimi 5 anni. Poi volevo dire una cosa dei costi, sì, possiamo dire sono 50 milioni, come possiamo dire dall'altra parte ce n'è 300.000 se poi dopo ci sarà il ballottaggio nella decisione della legge elettorale, però bisogna anche dire che la Costituzione non è che si cambia o si fa passare, che uno dei motivi è perché ci sono dei tagli, i tagli si possono fare in altro modo, i tagli si fanno con gli stipendi, cosa che la sinistra non ha voluto fare, si fanno tagliando gli ex, i vitalizi di tutti, gli ex onorevoli e senatori. Ma non è intoccabile, per cui, no, ma la Costituzione noi vogliamo toccarla. Non è sicuramente, e non penso fosse una priorità in uno Stato, in un'azione che ha tanti e tanti problemi, per cui non era sicuramente una priorità su cui discutere e perdere così tanto tempo, però non può essere uno dei punti saldi, fa capire quanto è debole comunque il fronte del sì, il fatto del taglio di 50 milioni, perché si tagliavano tagliando gli stipendi degli onorevoli e dei senatori, cosa che non si è voluta fare. Non è che la Costituzione si cambia per fare una cosa che per legge puoi cambiare normalmente e tranquillamente in pochi giorni, come si è fatto con la riforma Fornero, che in 2 settimane si è portata a casa.